Castel San Nicolò, Prato Vecchio Stia e più in generale tutto il Casentino pronti a diventare per 4 giorni capitale mondiale della pesca sportiva alla trota. Lungo le sponde del torrente Solano si terrà infatti il campionato del mondo di pesca alla trota in torrente con esche naturali per nazioni e club. Contratto di fiume è il quadro nel quale si inserisce anche questo evento. Contratto di fiume è fortemente voluto e promosso dal Consorzio, che si pone proprio la qualificazione del fiume, dei torrenti, in questo caso il Solano nel Casentino, in modo da poter rendere sempre più appetiti, fruibili questi torrenti, questo territorio da tutti i cittadini. È chiaro che ci ha fatto particolarmente piacere e direi anche onore che a seguito anche del nostro intervento questo torrente è stato scelto per i mondiali di pesca. L'area su cui si svolgerà il campionato è particolarmente attenzionata dal Consorzio. È un tratto che da un punto di vista idraulico molto importante in quanto attraversa il centro abitato di Strada in Casentino ed è attraversato anche da altri affluenti come il Rio Africo e il Fosso di Casanova che dal momento che attraversano il centro abitato anche con lunghi tombamenti sono frequentemente manutenuti dal Consorzio. L'appuntamento è dal 4 al 7 aprile, circa 200 gli iscritti alla 30ª edizione della manifestazione, tra cui oltre 40 agonisti. Questo campo gara praticamente avrà, a differenza da tutte le acque libere, pubbliche, un regolamento particolare che sarà quello di rilasciare obbligatoriamente il pesce dopo l'avvenuta cattura. Quindi questo sarà un volano importante per il territorio perché comunque sarà una cosa, diventerà un tratto di fiume molto attrattivo perché comunque i pesci che rimangono durante le gare o comunque delle missioni durante l'anno devono essere obbligatoriamente rilasciati.